Padova e Provercelli nel girone A e la sorpresa Monopoli nel girone C. Sono le altre tre squadre dell'intera Serie C a punteggio pieno dopo due giornate di campionato. Da 10 anni il Pescara non partiva così bene e l'obiettivo per i biancazzurri è iniziare di slancio il torneo per mandare un messaggio al campionato e ricreare un entusiasmo smarrito nell'ambiente pescarese dopo le ultime due stagioni infarcite di sconfitte, delusioni e retrocessioni. Il peccato principale in queste settimane può essere la presunzione, aspetto sul quale il tecnico Auteri sta lavorando, portando avanti di pari passo la plasmatura tattica della squadra. Il triplo cambio all'intervallo a Carrara è stato un rischio, ma anche un messaggio chiaro. Se ci si adagia su una presunta superiorità tecnica, se ci si siede mentalmente, poi i giocatori si siedono anche fisicamente. E allora Auteri continua a martellare i suoi calciatori anche in vista del match dell'Adriatico di domenica contro la Vispesaro, che ha un solo punto e che sarà anche in parte incerottata. Mancherà infatti l'uomo di maggiore qualità, il 31enne attaccante argentino Martin Tonso, che nella gara pareggiata con il Pontedera, nel quale era andato anche in gol, ha riportato un trauma contusivo del massiccio facciale con fratture multiple. È stato operato e starà fuori probabilmente per oltre 2 mesi. Da verificare le condizioni del centrocampista Mario Coppola, uscito a causa di una scarpata a inizio secondo tempo nella medesima partita. Tornerà a disposizione invece l'esperto centrale Fabio Gavazzi, che ha scontato il turno di squalifica. Marchigiani a caccia della prima vittoria dopo la netta sconfitta di Siena e il 2-2 col Pontedera. Sul fronte Pescara stop per Bocic e Chiarella. Il serbo sarà fermo per almeno 3 settimane per il problema muscolare riportato a Carrara. Chiarella ha visto riacutizzarsi un problema alla spalla nella rifinitura di sabato scorso e insieme allo staff medico del Pescara ha concordato una operazione che lo terrà fuori per qualche mese. Oltre a loro due mancherà lo squalificato Nzita, per la cui sostituzione Auteri vaglia 2 ipotesi. L'inserimento di Alessio Rasi, finora mai impiegato nelle precedenti 3 gare ufficiali, o lo spostamento come cursore mancino di Frascatore. A quel punto Ingrosso sarebbe favorito su un Iannes non ancora al 100% per completare il trio di centrali con Drudi e Cancellotti. In attacco, con Dursi ancora abbastanza certo di una maglia, gli altri 6 attaccanti si contenderebbero le 2 restanti del tridente offensivo.